Ma tu sei timido? Beh sì, sono nato timido. E come? Ma il teatro è la migliore cura per la timidezza. O si muore oppure si parzialmente supera. Ma hai ancora però occasioni di timidezza? Sì. Cioè l'essere nato timido ti fa essere ancora timido? Sì, in molte occasioni, sì. E non mi dispiace, perché siccome io sono un antipatico, e la timidezza... Attenua. Attenua, sì. Sì, poi da aiuta, insomma. Sì, poi anche perché viviamo in un paese simpatico proprio, tipicamente, pieno di simpatici, allora... Pizza e mandolini. Adesso non è che ho fatto un calcolo proprio, ma insomma ho pensato all'inizio che forse c'era più un mercato per un antipatico, ecco. Perché i simpatici stavano tutti da un'altra parte? Eh beh sì, c'era un eccesso di offerta. Ecco. Ecco, ma in quale occasioni tu ricordi di aver vissuto veramente degli stati di timidezza? Ma continuamente, ancora in parte li vivo in certe occasioni. Quindi non professionalmente mai. No, in genere anzi semmai un eccesso di sicurezza qualche volta. Però, per esempio ci sono ancora delle cose anche minuscole come attraversare una strada sentendo che, avendo una faccia più o meno nota, uno sguardo mi segue, delle volte non è che incespico o altro, ho imparato una piccola tecnica per sopravvivere, però lo sento, non sono quasi mai totalmente naturale. Quindi la timidezza ancora esiste, evidentemente, le umiliazioni, quindi tu le hai sempre vissute come un motivo di sfida, come un motivo di lotta, cioè mai rimanendone succube, mai... Ma io mai credo di avere colpito. Un temperamento abbastanza agonistico, spesso aggressivo, che è tipico poi degli ex timidi perlomeno. Quindi ritorno a discorso. Sì, quindi in genere io mi diverto anche abbastanza nel clima di lotta, di polemica, e sono spesso anche, vado oltre le linee, insomma ho fatto molti sbagli anche di valutazione, sono un pessimo psicologo, poi dopo parliamo delle mie qualità o no? Sì, no, ma adesso stiamo così facendo delle prove di sondaggio, insomma, così dei tentativi. Tu sei un uomo solo? Ma questo sì, potrei dirlo perché fa molto fino, ma insomma in fondo non è vero. Io ho un sacco di amici, c'ho un sacco di affetti, quindi non sono solo. E non posso stare solo, non sono capace. Poi a volte proprio risolvo in maniera più spicciola, bevo anche un bicchiere di gattinara, perché no. E questo aiuta? Aiuta sì. Però rischia. Io c'ho la sbronzallega. Ma rischia di arrivare una vecchiaia un po' traballante o no? Fino adesso abbiamo retto. Bisogna reggere, continuare a reggere. Tu hai cominciato la trasmissione parlando di simpatia e di antipatia. Pensi di essere stato simpatico? No, penso di essere stato fino a una certa età proprio decisamente e cordialmente antipatico, anche oggettivamente. Lo ero alla gente anche perché facevo tutti questi personaggi classici, rigidi, distaccati, che non ispirano facilmente la simpatia, semmai il rispetto, la preoccupazione, eccetera. Poi mi ha aiutato molto il cinema, credo. Cinema, con i ruoli caratterizzati, anche una certa distorsione somatica, che per esempio Monicelli ha fatto con me nei Soliti Ignoti, e di cui io poi ho fatto anche abuso, che ha un po' spento dei connotati che io ritengo di avere, non deformi, ma antipatici, sì. E questa sera? Ma non lo so, ho cercato delle posizioni, ho giocato in difesa. Ma dando un'immagine simpatica o antipatica? Questo lo leggiamo domani sulle Gazzette.